Alla caserma Pietro Fortunato Calvi di Tai di Cadore si è svolta la cerimonia di chiusura del campo scuola avanzato dell'Associazione Nazionale Alpini, rivolto agli allievi nati dall'anno 2006 che hanno frequentato almeno un campo negli anni passati e che hanno espresso interesse alla professione nelle truppe alpine dell'esercito. Tanta emozione tra i genitori dei ragazzi intervenuti alla cerimonia. Il campo era stato aperto il 21 agosto con la visita del sottosegretario alla difesa, senatrice Isabella Rauti. Vi hanno partecipato oltre 70 ragazzi e ragazze di tutta Italia coinvolti sulle Dolomiti in una serie di escursioni, attività addestrative di alpinismo e arrampicata, pratiche di protezione civile realizzate a cura di istruttori dell'ANA e della Brigata Iulia dell'Esercito. C'era bisogno proprio di una specializzazione e grazie all'aiuto della Brigata Iulia e del 7° Reggimento Alpini siamo riusciti a fare questo, che mi pare che è stato interpretato molto bene. A parte l'addestramento che viene fatto anche che riguarda la protezione civile, perché noi abbiamo un occhio di riguardo anche e soprattutto la protezione civile, dal punto di vista militare, proprio l'inquadramento, ma soprattutto le escursioni in montagna che sono state molto apprezzate. Nel 2024 la media nazionale dei partecipanti ai 13 campi scuola è stata di 800 frequentatori con il coinvolgimento di oltre 300 volontari delle sezioni locali dell'Associazione Nazionale Alpini e il supporto dei militari delle truppe alpine. Un impegno anche finanziario, vorrei far presente che l'associazione in questo caso investe circa 500.000 euro a beneficio dei campi scuola, ma questo perché? Perché crediamo che i ragazzi hanno bisogno anche di valori, di espressione all'interno personale, nella società, e credo che l'associazione Alpini questo lo stia facendo molto bene e ci sentiamo in dovere, proprio per questa società un po' anomala nella quale viviamo, dare degli indirizzi a dei giovani. La cerimonia si è chiusa tra gli applausi e gli abbracci dei giovani e con le goliardiche immancabili flessioni. 9, 10,